Continuano le inaugurazioni elettorali con simboli istituzionali e persino amministratori nominati dal Tribunale si preoccupano di partecipare alla festa. Gianfranco Rotondi, candidato del centrodestra alla Camera dei Deputati, continua a segnalare i ritorni di De Luca in Irpinia, l'ultimo in ordine di tempo per il varo della metanizzazione che in baronia è attesa da decenni e il cui taglio del nastro arriva in queste ore alla vigilia del voto. L'Irpinia merita di più, sostiene Rotondi. Negli incontri che proseguono in tutta la provincia in compagnia dei vertici locali e nazionali del centrodestra, ieri appuntamento con Forza Italia a Calabritto, quale politica è stato ancora il tema dominante con domande a Letta. Bisogna chiedere a Enrico Letta cosa pensa di un partito democratico irpino che decapita i vertici degli enti in campagna elettorale. Inaugura autostazioni che il giorno dopo non funzionano, annuncia la riapertura di ospedali che il suo governatore ha chiuso. Queste domande non vanno fatte agli elettori irpini, che si fanno una grassa risata di fronte a questo modo di fare campagna elettorale. È una domanda da fare a Enrico Letta per sapere per quanto tempo ancora vuol mantenere aperta questa indecente politica che si associa al Partito Democratico.